Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio di continuo. Come intendere le istruzioni di Paolo, non cessate mai di pregare? Non è possibile che intendesse andare in giro con le mani giunte e gli occhi chiusi tutto il giorno. Ma il capitolo 10 fornisce una risposta. Cornelio, un capo militare, devoto e anche un gentile, pregava incessantemente. Viene descritto come un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio assiduamente. La risposta al significato di pregava a Dio assiduamente si trova nel versetto 7. Qui Cornelio chiede aiuto a due dei suoi domestici e a un pio soldato fra i suoi attendenti. Ogni servo della casa e ogni soldato restava vicino a Cornelio per tutto il giorno? No, questo sarebbe stato impossibile perché dormivano, mangiavano e si facevano anche il bagno. Piuttosto, l'idea di un servo che attende costantemente il padrone è uno stato mentale. Il servo è sempre pronto a fare quello che chiede il padrone. Alla stessa maniera, anche pregare incessantemente è uno stato mentale. Il collegamento tra Dio e noi non dovrebbe mai essere interrotto. Dovremmo sempre essere in ascolto della voce di Dio e pronti a fare quello che chiede. Dio rispose alle preghiere di Cornelio e non solo perché pregava incessantemente. Notiamo quello che dice l'angelo: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Tre volte leggiamo che Cornelio prega e dona elemosine generose agli altri. Questo particolare ci ricorda che Dio nota le nostre preghiere e le nostre azioni. Altro principio importante in questo capitolo riguarda l'espansione del Vangelo, che non era più esclusivo per i giudei, ma anche per i gentili. Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato, dice Pietro. Dio non ha riguardi personali. Come definisco il mio rapporto con Dio? Saltuario? Al bisogno? Oggi impariamo a chiedere in preghiera: caro Dio, insegnami a pregare sempre come Cornelio. Aiutami a mantenere quel collegamento costante con te. Allo stesso tempo, possano le mie azioni salire del continuo davanti a te, oggi e ogni giorno. Che Dio ci benedica e buona giornata.